Buongiorno a tutti, in questa prima lezione ci occuperemo di fare anzitutto una introduzione generale alla persona che vi sta parlando, quindi ripercorreremo alcune tappe della mia vita professionale, mi presenterò un po' meglio e ci occuperemo anzitutto di presentare i software che utilizzeremo, cioè Revit e V-Ray. Capiremo quali sono le differenze tra questi due ambienti di lavoro e capiremo come scaricare i software sia Revit che V-Ray, impostare le licenze e soprattutto attivare la licenza di V-Ray all'interno dell'ambiente Revit. Salve a tutti e benvenuti a questo inizio di corso di V-Ray per Revit. Allora, questo primo modulo comprenderà una lezione introduttiva, quella che faremo ora, alla quale seguirà un primo approccio con il plugin V-Ray all'interno dell'interfaccia Revit. Farà parte di questa introduzione anzitutto una presentazione di chi vi sta parlando. Allora, io sono Paolo Pizzichini, sono un architetto, un BIM specialist e un dottorando dell'Università La Sapienza di Roma. Sto svolgendo un dottorato di ricerca con appunto l'Università La Sapienza in architettura, teoria e progetto. E vi racconto brevemente la mia esperienza. Io mi laureo alla Sapienza in architettura CU. Subito dopo la laurea svolgo un tirocinio di alcuni mesi nella città di Lisbona in uno studio italo-portoghese che si chiama Ternullomelo Architects, all'interno del quale diciamo vengo iniziato alla metodologia BIM attraverso il software Archicad. All'interno di questo studio ho avuto modo di partecipare alla stesura, alla lavorazione di un concorso di progettazione che lo studio stava svolgendo, un concorso internazionale per il quale abbiamo presentato sia degli elaborati grafici sia dei modelli fisici. Subito dopo aver terminato questo tirocinio inizio a Roma un percorso parallelo. Da una parte, appunto, come dicevo, il dottorato nel corso di architettura, teoria e progetto dell'Università La Sapienza di Roma, dall'altra la mia collaborazione come architetto progettista e BIM specialist presso lo studio Via Ingegneria SRL, sempre di Roma. All'interno dello studio ho avuto modo e ho modo di confrontarmi con due mondi che in realtà sembrano separati ma non lo sono, cioè il mondo della progettazione vera e propria, quindi diciamo della gestione di tutte le fasi di progetto, da progettare PFTE fino all'esecutivo o a SBILT, e invece le commesse in BIM che diciamo mi hanno portato a conoscere in maniera abbastanza approfondita tutto il workflow della progettazione utilizzando software BIM, nel caso specifico dello studio il software Revit, che è quello che anche vedremo insieme. Quindi all'interno di questo studio io mi occupo di grafica, di gestione BIM e di gestione del progetto a tutte le scale. Bene, il corso che noi svolgeremo si dividerà in 6 moduli. E ve li racconto brevemente, naturalmente diciamo, andremo ad approfondire man mano ogni singola voce di questo brevissimo elenco che vi farò. Il primo modulo, che è quello che stiamo iniziando, è un'introduzione. Un'introduzione anzitutto ai programmi V-Ray e Revit da un punto di vista e della loro interfaccia, quindi del workflow, il passaggio da Revit a V-Ray, del dialogo tra V-Ray e Revit, sia per quanto riguarda le licenze dei singoli programmi. Seguirà a questo una disamina abbastanza approfondita, ma che approfondiremo man mano nel corso del nostro viaggio insieme, della toolbar di V-Ray all'interno di Revit, quindi semplicemente del menu, di tutto ciò che è possibile fare tramite questo plugin. Vedremo le voci una per una, all'inizio quindi ci sarà una presentazione generale del menu di V-Ray che andremo ad approfondire man mano. Il secondo e il terzo modulo tratteranno del tema della luce. Quello che noi faremo è un corso di rendering, di renderizzazione, e quando si usa la parola rendering ci si riferisce sempre alla generazione di un'immagine digitale,
a partire da una serie di informazioni. Quindi parleremo proprio di quali sono queste informazioni che vanno fornite al modello e al programma, e sono informazioni che siamo noi a stabilire. Il primo gruppo di informazioni è quello fondamentale, riguarda proprio la luce, perché il mondo del rendering ha molto a che fare con quello della fotografia, e in fotografia generalmente la competenza e la capacità è quella di confrontarsi con delle luci esistenti o con diciamo, la messa a punto di luminosità particolari. Nel mondo della renderizzazione queste luci vanno proprio create e impostate, ma non si può fare questo con una qualità diciamo buona, senza avere delle nozioni base di fotografia e soprattutto di settaggio di un'immagine. Perché, come viene spesso detto, oggi sono moltissime le persone in grado di fare un buon render, ma sono ancora poche le persone in grado di capire come si costruisce una buona immagine. E nel mondo della costruzione di una buona immagine, entra tutto, entra la fotografia, entra anche la storia dell'arte. Questi sono discorsi che noi cercheremo di toccare, fermo restando che il nostro argomento principale sarà quello del settaggio di luci naturali e di luci artificiali all'interno del programma Vray. I moduli 4 e 5 saranno dedicati invece al secondo mondo fondamentale della renderizzazione, che è quello dei materiali. Ci occuperemo di capire come funzionano i materiali base di V-Ray, come sono legati al programma Revit, quindi ai materiali di Revit, a capire come lavorare con materiali esistenti, come crearne di nuovi e come gestire materiali più avanzati. Quando parlo di materiali avanzati, intendo ad esempio materiali che hanno un'apparenza filamentosa, come può essere l'erba, come possono essere dei tappeti, delle fonti di illuminazione particolari. Insomma, materiali che necessitano di un settaggio più approfondito. L'ultima parte di questo modulo vedrà, diciamo, una disamina non approfondita come quella dedicata ai materiali e la luce, semplicemente perché riguarda un programma aggiuntivo che è quello di Photoshop, ma una disamina dell'impostazione e la gestione dei canali, fondamentale quando si parla di esportazione delle viste da un programma di renderizzazione a un programma di post-produzione, come può essere ad esempio Photoshop. E la gestione dei canali, il settaggio dei canali è fondamentale ed è un'operazione che si fa all'interno di V-Ray. Questi canali poi vengono gestiti da un programma di post-produzione. Noi useremo Photoshop, ma toccheremo appena quell'ambito. L'ultima parte del corso, l'ultimo modulo, sarà dedicato, diciamo, a un recap di tutto quello che è stato detto. Attraverso cosa? Attraverso due esercitazioni. Noi realizzeremo due render esterni, uno diurno e uno notturno, e due render interni, ugualmente uno diurno e uno notturno. Questo semplicemente perché, diciamo, quando si tratta di esterno bisogna fare attenzione a certe cose, quando si tratta di interno il discorso cambia, quindi diciamo sono diverse i parametri e le impostazioni che vanno settate quando si parla di esterno e interno. E per questo, diciamo, questi due ambienti meritano un discorso a parte. Abbiamo detto che il nostro sarà un corso di Vray per Revit, ma credo sia fondamentale capire cosa differenzia questi due software. Nel primo caso, quindi nel caso di Vray, abbiamo detto che si sta parlando di un motore di rendering, quindi si ha a che fare con la generazione di immagine digitale a partire da una serie di informazioni. V-Ray è un software che viaggia su un ambiente raster. Che cosa significa? Significa che un'immagine raster è un'immagine, come dice anche il nome inglese, che lavora sulla base di una griglia, proprio come una scacchiera. L'immagine viene costruita a partire da una griglia più o meno densa che ha un'unità base. L'unità base è il pixel, cioè il componente minimo di questa griglia. Questo è fondamentale perché? Perché un'immagine raster dipende moltissimo da che cosa? Dalla risoluzione, cioè da quanti pixel noi decidiamo di inserire in questa griglia. Più ce ne sono, più l'immagine sarà in una definizione alta. Meno ce ne sono, più la vedremo sgranata, come si dice in gergo. Questo è fondamentale perché? Perché
Perché è proprio nel confronto con Revit che si capiscono le differenze tra questi due software. Revit è un software di modellazione CAD e BIM che viaggia su un ambiente vettoriale, cosiddetto. L'ambiente vettoriale è un ambiente in cui gli oggetti sono descritti tramite cosa? Tramite delle primitive geometriche, cioè queste primitive, che sono punti, linee, superficie, poligoni, individuano un'immagine. Ma la differenza principale con l'ambiente raster è proprio nel modo di individuazione di questi oggetti. Una griglia formata da pixel nel primo caso, descrizione tramite primitive geometriche dall'altro. È chiaro che un'immagine vettoriale quindi è scalabile, modificabile, non dipende dalla scala. Cioè noi avremo la stessa risoluzione dell'immagine scalando all'infinito. Non avremo quell'effetto sgranato nel caso di un ambiente vettoriale. Ci sono poi dei formati che riescono a fondere le due cose, come può essere ad esempio il PDF di Adobe, che è un formato in cui si ritrova sia l'ambiente vettoriale che quello raster. È chiaro che nel dialogo tra i due programmi viene effettuata una conversione da un ambiente vettoriale ad un ambiente raster. È questo che viene fatto dal programma e dal plugin, una volta che un'immagine viene settata e viene renderizzata, quindi c'è un passaggio da due ambienti completamente diversi. Perdonate la grafica, ma mi serviva per chiarire un aspetto fondamentale. Perché il matrimonio, diciamo, tra V-Ray e Revit è così felice? È così felice perché, diciamo, introduce un vero e proprio cambio metodologico A nel mondo della modellazione BIM, B nel mondo anche della renderizzazione, perché, e questo lo scopriremo man mano nel corso del nostro viaggio all'interno di questi software, che il plugin V-Ray per Revit rende estremamente agevole il mondo della renderizzazione, perché le immagini vengono prodotte in tempo reale e possono essere interrogate in tempo reale. Fino a qualche tempo fa, quando si lavorava negli studi e ci si trovava a dover fare un render, questa era un'operazione che veniva sempre rimandata all'ultimo. Si faceva il modello e non c'era mai tempo, diciamo, per la stesura e la realizzazione di un buon render. Soprattutto era difficile interrogare aspetti quali la luminosità, il settaggio di alcune luci ambiente, il settaggio dell'atmosfera, della fotografia, della resa di alcuni materiali, in una maniera esile, perché quello della renderizzazione era un processo che richiedeva molto molto tempo e veniva fatto sempre all'ultimo, con una certa fretta, di solito quando si parla di commesse all'interno di uno studio. Bene, questo tipo di approccio, invece, quello del plugin V-Ray all'interno di Revit, e in particolare diciamo l'utilizzo del frame buffer, che è uno dei metodi di renderizzazione di cui si dota V-Ray all'interno di Revit, che vedremo moltissimo nel corso del nostro viaggio, e rende questo processo assolutamente esile. È chiaro che quindi c'è un cambio metodologico enorme all'interno del mondo della renderizzazione, ma anche nel mondo della modellazione, perché è possibile immediatamente rendersi conto di cosa succede realisticamente all'interno di un progetto. In ultimo, credo sia opportuno parlare delle licenze. Bene, allora, quando ci riferiamo a V-Ray, ora lo vedremo nel pratico all'interno proprio del sito, noi abbiamo due possibilità, diciamo che sono una la conseguenza dell'altra. V-Ray, come detto, è un plugin di Revit. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un insieme, diciamo, di comandi e di possibilità che possono essere inseriti e aggiunti all'interno di un altro programma. Quindi tutta l'interfaccia V-Ray farà parte di un insieme di operazioni in più che io posso decidere di inserire nell'interfaccia, nella toolbar di Revit. E posso decidere di scaricare una versione di prova del software che dura 30 giorni, o posso decidere di fare un abbonamento, che sia a seconda, può essere mensile, annuale o triennali, in due versioni, una versione normale e una versione educational, che prevede una riduzione dei costi. Ora lo vedremo proprio all'interno del sito della Chaos Group, che è il titolare della licenza di V-Ray. Nel caso di Revit, invece, la questione è un po' più complessa, nel senso che Revit LT, che pure è scaricabile
dal sito dell'Autodesk, non lavora con Vray, quindi Vray non è possibile inserirlo all'interno di Revit LT. Chiaro quindi che va scaricata la versione standard di Revit. Ha un costo importante, naturalmente, può essere fatta anch'essa tramite abbonamento mensile, annuale o triennale, ma la cosa intelligente di Autodesk, che è assolutamente comoda, è che per realtà di docenza oppure di accademia, quindi nel caso di studenti o professori, è possibile scaricare gratuitamente il programma. Questa versione di Revit è assolutamente compatibile con quella di Vray. Bene, prima di terminare questa parte introduttiva, direi che è importante consultare i siti della Chaos Group e di Autodesk per mostrarvi quello che ho appena detto. Andiamo quindi, io ce li ho già aperti, sul sito della Chaos Group, quindi sarà sufficiente digitare chaos.com per trovarsi nella pagina introduttiva della Chaos. In quel caso, recandosi sulla voce prodotti, è possibile, diciamo, aprire la voce Vray per Revit, che nel mio caso era già aperta, e avremo qui le due possibilità di cui già vi parlavo, quindi la prova gratuita di 30 giorni, che porta poi naturalmente ad una licenza acquistabile. Vi dicevo che ci sono due possibilità, in realtà la Chaos offre varie possibilità di abbonamento tra i recommended. Ci sono però anche delle versioni educational del plugin che hanno un costo, come vi dicevo, molto ridotto, che si può scegliere di pagare annualmente, mensilmente o in maniera triennale. Una volta scaricato, vedremo cosa succede all'interno dell'interfaccia di Revit. Ma prima di passare a questo, andiamo sul sito della Autodesk. Faccio vedere che all'interno del sito della Autodesk, recandosi sulla voce prodotti Revit, quindi la parte architettura, ingegneria ed edilizia, la prima possibilità, quella anche naturalmente più costosa, è quella dell'abbonamento standard per la licenza di Revit, triennale, annuale o mensile. Ma in realtà la cosa più interessante non è questa, è la possibilità, come vi dicevo, che offre Autodesk per studenti e docenti, registrandosi sul sito con un account istituzionale che può appartenere ad un ateneo, che può essere sia di un docente o di uno studente, e accedendo a questo particolare mondo, ora lo facciamo in diretta, entreremo con le mie credenziali, sarà possibile scaricarsi una versione assolutamente completa del programma Revit. Bene, accedendo alla mia area privata, come vi dicevo, è necessario iscriversi alla piattaforma Autodesk e fornire alcune informazioni, naturalmente. Sarà possibile scaricare i software Autodesk di quali sia necessità, assolutamente con una licenza gratuita. Nel caso di Revit sarà sufficiente scaricare il prodotto. Ed è possibile farlo anche ad esempio per AutoCAD. Sarà sufficiente appunto possedere una licenza, un account istituzionale. Una volta scaricati Revit e Vray, vado ad aprire l'interfaccia di Revit, che nel caso di questo corso sarà Revit 2022. Bene, io ho aperto già il programma, ci ho caricato la villa unifamiliare di cui ci occuperemo durante il corso e che sarà la nostra base di lavoro per quanto riguarda tutta la parte di renderizzazione, ma la cosa che volevo farvi vedere ora è che una volta scaricato Vray apparirà all'interno di questo menu, che è il menu principale di Revit, anche la voce Vray, che prima, naturalmente, prima di scaricare il plugin, non esiste. All'interno della toolbar vedremo una cosa. Vedremo che tutte le icone, finché la licenza non è attiva, sono grigie, naturalmente, ma ci sarà qui sulla destra la possibilità di attivare la licenza stessa. Quindi, una volta attivata la licenza, sarà possibile consultare le voci del menu. Nel mio caso, naturalmente, la licenza è già attiva, quindi le voci del menu io le ho già consultabili. Se non l'avessi attivata, vedrei tutto in grigetto e non mi sarebbe possibile fare nulla.
Una cosa importante, ad ogni apertura, a meno che non si setta specificatamente, Revit richiederà di riattivare la licenza di V-Ray. Sarà così finché non si va su Settings e si spunta all'interno di Autosave e di Licensing. Sotto la voce Licensing spuntare Obtain License on Startup. Cosa significa? Significa che ad ogni avvio di Revit V-Ray sarà già attivo. Se non si spunta questo, bisognerà attivare l'abbonamento ad ogni riavvio del programma. Quindi ripeto, Settings, Licensing, spuntare la voce Obtain License on Startup e troverete ad ogni avvio del programma le voci della toolbar già consultate. Allora, in questa prima introduzione abbiamo ripercorso insieme alcune tappe del mio percorso professionale e ci siamo presentati un po' meglio. Abbiamo poi presentato i software che andremo ad utilizzare durante il corso, cioè Revit e V-Ray. Abbiamo capito quali sono le differenze tra questi due ambienti di lavoro, come scaricare i rispettivi programmi, quali versioni troviamo in commercio di questi due programmi e come attivare la licenza del plugin V-Ray all'interno di Revit.